restiamo ad Andria, dove un incontro è servito a ricordare il trentennale della caduta del muro di Berlino. Protagonista dell'incontro, il professor Giuseppe Vacca dell'Istituto Fondazione Gramsci, che si chiede se quel 9 novembre del 1989 ha effettivamente cambiato l'ordine delle cose. La risposta nel servizio di Marilena Pastore. A 30 anni esatti dalla caduta del muro di Berlino, da quel giorno che ha cambiato il corso della storia e che diede vita a un nuovo ordine mondiale, che ad oggi non sembra aver trovato il punto di equilibrio, è necessario capire ripartendo proprio da quell'evento. La proposta è giunta ad Andria Benincomune, che ha promosso un incontro pubblico con il filosofo Giuseppe Vacca, presidente dell'Istituto Fondazione Gramsci, che ha pubblicato recentemente il suo ultimo lavoro, Le sfide di Gorbaciov, guerra e pace nel mondo globale. Una proposta di ordine mondiale che è l'unica sensata che sia stata avanzata allora, proprio per evitare che la guerra tornasse a essere un rischio calcolato da parte delle strutture principali del potere mondiale. E invece la sconfitta di quel progetto e poi l'illusione che, finita l'Unione Sovietica, una sola grande potenza potesse creare un nuovo ordine mondiale si è rivelata non vera, e quindi siamo nella situazione attuale, che di solito viene definita come disordine. Disordine non spiega nulla. Il problema è che sono 40 anni di un susseguirsi di conflitti su fronti sempre più frammentati e sempre più, diciamo pure, anche violenti. L'ultima stagione, soprattutto dopo la crisi cominciata nel 2008, è una stagione di guerre commerciali sempre più diffuse, e per citare solo un dato, con il risultato che nell'ultimo anno il prodotto interno lordo della intera economia mondiale è crollato del 3,5%, e si aspetta in primavera una caduta del ciclo dell'economia mondiale ancora più duro di quello del 2008. Questa è la conseguenza dell'instabilità, che è il vero risultato del venir meno del vecchio ordine, che non poteva avere vincitori e vinti. Doveva essere il perno della costruzione della nuova Europa, ma questo è stato fortemente contrastato, a cominciare dalla guerra all'Iraq del 2003. E la conseguenza è quindi una crisi del progetto europeo, di cui l'evidenza più grave è la Brexit, ma anche il diffondersi di nuove destre cosiddette sovraniste e spappolamento della cittadinanza europea, e quindi crisi delle democrazie parlamentari. Quindi lo spirito con cui ci accingiamo a questa iniziativa è quella di verificare e, diciamo, di commemorare un evento storico che comunque ha segnato la storia a cavallo tra il Novecento e il nuovo millennio, ma anche di riflettere su quello che significa oggi muri e quello che è la possibilità di oltrepassarli e di abbatterli.